noi viviamo per questa città, almeno io parlo per me, ma anche io, anche per altri penso che sia così. Questa è una città che con tutte le pecche, perché prima aveva moltissime pecche, non è che ora sono svanire, è la nostra città. A me personalmente mi ha cullato per 33 anni, penso che ora sia giusto non fuggire, rimanere qui e aiutarla a ritornare, forse non come era prima, meglio di prima, che questa è stata ed è ancora tuttora una città chiusa, con cittadini mentalmente chiusi, ma è proprio l'abruzzese che in fondo è così, che guarda solo al forticello, no? E non esce mai fuori da i margini. Questa è una città che per noi va ricostruita, ma non solamente a livello di mattoni, proprio dalla base, dal cittadino, a livello sociologico. Per molti cittadini l'Aquila oggi è la casetta, ma ci ha dato vi ha dato la casetta. Allora, uno no, a me per esempio ancora amata, in primis. Poi ci ha dato, a noi non ci deve essere dato, a noi ci spetta, cioè perché ci deve essere, con i soldi della beneficenza sono state costruite queste mutande, quindi non è che il presidente ci ha dato le casette, sono gli italiani che con la beneficenza ci hanno dato la possibilità per alcuni di rientrare in un appartamento.